Giuro, cioè, mi imbarazza esageratamente questa situazione. Io non sono Alex, non so stare davanti alle telecamere. Non sono a mio agio. Io sono la ragazza di Alex, anche Grazia. E diciamo che l'ho assistito durante tutto il, diciamo, tutto il progetto, da quando, diciamo, l'ho partorito mentalmente a quando l'ho realizzato concretamente. E niente, l'ho sempre sostenuto, quindi anche oggi saremo dietro lui. Comunque no, sono super emozionata per lui e felicissima. Speriamo che questo viaggio andrà alla grande. La cosa che mi viene da dire ora è che mancano 40 minuti. E fra 40 minuti finalmente posso correre, perché non ne posso più. Sono molto agitato. Bene, bene, siamo tutti pronti e l'aria è giusta, bella fresca e il corridore sembra pronto. Vediamo un po' come vada a finire questa giornata, soprattutto sulle montagne, dove saremo appostati a dargli una mano. Tantissimi auguri Alex, buone giornate, viva Alex, numero uno! Vai Ale! Vai! Troppo orgogliosa davvero, speriamo vada tutto bene, saremo qui a aspettarlo e lo continueremo a seguire. Un grande evento, una grande impresa. Come amministrazione comunale l'abbiamo voluto sostenere perché sono questi gli eventi importanti per il territorio, nonché a tutto l'Abruzzo. E quindi in bocca al lupo a Alex, gli auguriamo che porti a termine questa grandissima impresa e anche a nome della nostra comunità e di tutta la nostra bella montagna della Maiella.
Allora, siamo qui ad aspettare Alex, poi andremo su a Monte Amaro. Io accompagnerò, farò lo sherpa praticamente, accompagnerò Alex su Monte Amaro per la parte di trail running e gli darò una mano, forse lui darà una mano a me, non so il motivo infatti perché sto qui. Grazie a tutti, a Fonte Tarì, Fonte Tarì, Cima Tarì. Cima Tarì, hai ragione, siamo in perfetto orario, anzi anche un po' troppo. Beh, però devo ammettere che è la prima volta che vedo una persona correre e piangere insieme. Siamo tutti quanti qua per te, cioè c'è una forza e una resistenza mentale impressionante, tanta stima, ti aspettiamo. Bella Alex, fino a qui ci siamo arrivati, però stasera ti aspettiamo a Fossa di Cesia perché paghi da bere a tutti quanti. Un abbraccio grande, compà.
siamo, 3 ore e 18 Alex. Siamo arrivati al tetto Alex. Grande Alex! Sette ore, 8:15. Bravo! Quante volte ho sognato questo momento? Bene, benissimo, mi sento troppo felice, raga. Vorrei bloccare il tempo qui adesso. È stata tosta? È stata dura l'asfalto, fino a Fara. Da Fara per salire no. Ho avuto dei crampi forti qui sotto, ma proprio forti, mai avuti. Speriamo che non mi riprendano adesso in discesa. Però finora bene, raga. Vai, in bocca al lupo! Che sto a fare? Non posso parlare perché mi viene da piangere, sono felice, felice, felice. Un evento bellissimo, una forza assurda, una cosa incredibile. Quindi grande Alex, andiamo con te, forza, fino alla fine, avanti. Agnese sta arrivando, penso 5 minuti e sta qua. Muscoli distrutti. Tutto. So solo che voglio arrivare al mare. Dai, 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 dai. Grazie a tutti. Thank you.
sono le, aspetta che te lo dico, 18:23, siamo all'inizio della Lecceta di Torino di Sangro, stiamo aspettando Alex che questione di minuti dovrebbe arrivare, vediamo se riesco a farmi gli ultimi 3-4 km con lui fino a giù al mare, ci provo ad accompagnarlo, vediamo che succede un po'. Il messaggio che volevo trasmettere forse l'avete capito tutti qua. Mo' ti butto pure a te. Grazie.